Per il Pescara si apre una nuova fase della stagione nella quale bisogna iniziare a macinare punti, a cominciare dal match di domani all'Adriatico, ore 14:30 contro l'Olbia. È il senso piuttosto deciso delle parole del tecnico Gaetano Oteri dopo una settimana piena di lavoro per ricaricarsi a seguito del bottino gramo dell'ultimo periodo. Ma si apre un'altra fase del campionato sicuramente, noi dobbiamo andare alla ricerca di vittorie perché abbiamo necessità di recuperare i punti che abbiamo perduto, per tanti motivi, ma li abbiamo persi e non tornano più. Quindi domani è una partita da vincere, come lo saranno anche le altre, ma cominciamo da quella di domani perché non ci sono altre chance se non quelle di vincere. Il problema è quello dei troppi gol subiti, secondo Oteri, frutto di mancanza di cattiveria agonistica. Non abbiamo mai preso gol, fra tutti quelli che abbiamo preso, in cui abbiamo subito situazioni di inferiorità numerica. Eravamo sempre piazzati numericamente. Poi abbiamo fatto anche i fantasmi dal punto di vista difensivo. Cioè c'eravamo, ma era come se non ci fossimo. In alcuni momenti siamo stati deficitari nel contrasto, nei rapporti uno contro uno, nell'impatto fisico. Poi di altri problemi non abbiamo. La squadra sta bene, è in sintonia. Sta bene anche dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Io non vivo né di antipatie né di simpatie e neanche faccio il paraculo perché con i procuratori o con l'esterno. Io faccio il mio lavoro nel rispetto di quello che è il mio ruolo e devo trasferire questo. E nel rispetto di una città, di una tifoseria, di una società che ha obiettivi. È chiaro che poi l'allenatore è il diretto responsabile, ma io non mi sottraggo alle mie responsabilità. Drudi e Ingrosso sono recuperati al pari di Ianes, non sarà tra i titolari Frascatore, non al meglio, come anche Dursi che ha superato il Covid ma deve rimettersi in forma. Si va verso la conferma dei tre di centrocampo, Rizzo, Menucciai e Pompetti, i primi due in campo nonostante siano diffidati. Davanti scalpita Ferrari per un posto al fianco di De Marchi, nell'Olbia out Udo, Arboleda e Pinna, probabile chance per l'ex Mancini in avanti, l'altro ex, Giandonato, spera di recuperare un posto che ha perso nelle ultime uscite. Così Oteri sull'avversario di domani. L'Olbia è una squadra che ha qualità e significati importanti anche come temi da proporre in campo. È una squadra che ad esempio a Reggio Emilia non più tardi di 15-18 giorni fa ha perso male alla fine, ma noi è una partita che dobbiamo vincere, abbiamo sviscerato quali sono i loro aspetti positivi, i loro aspetti negativi. Noi stiamo bene, abbiamo intenzione di giocare la partita con meno errori, perché alla fine conterà anche questo, perché fino adesso questo un po' ci ha penalizzato, errori zero e fare una prestazione importante.